Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Storie di Developers, il podcast che racconta le storie dei developers di oggi per ispirare i developers di domani. Oggi abbiamo con noi un ospite fantastico, io lo ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, è una persona che sicuramente qualcuno di voi ha già avuto occasione di vedere o ascoltare in qualche evento o in qualche meetup perché è molto presente sulla scena internazionale grazie all'azienda per cui lavora. Si tratta di Luca Mezzalira, ovvero il Vice President of Architecture in DAZN. Quindi, come potrete ben capire, abbiamo con noi oggi un personaggio con un certo tipo di esperienza. E sono sicuro che questa intervista ispirerà molti di voi perché capirete che anche dietro a persone con un certo tipo di esperienza che oggi fanno un certo tipo di lavoro in aziende molto grandi come DAZN, in realtà c'è un passato da persona comune e lo scoprirete durante l'intervista. Quindi, come sempre, io vi invito a seguirmi sui miei canali social, su Instagram, YouTube, Telegram, se volete rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, le nuove interviste, i nuovi episodi di questo podcast. E io adesso vi lascio all'intervista. Buon divertimento. Io volevo iniziare a chiedere a Luca, visto che parliamo di storie di developer, qual è stato il suo percorso per arrivare fino a dove è adesso col ruolo che ha in DAZN? E ci puoi dire anche che ruolo hai poi alla fine del percorso? Volentieri. Beh, intanto grazie per avermi invitato. Di niente. Piacere essere, far parte di questo podcast. Come ho iniziato la mia carriera? Allora, partiamo da sfatare dei miti. Io ho lasciato, lasciai scuola quando avevo 16 anni e iniziai a lavorare come magazziniere in un'azienda. Quindi i primi 5 anni della mia carriera sono stati magazziniere e di notte studiare HTML, perché un mio collega, verso 18 anni, 17 anni, 18 anni, mi paventò l'idea di scrivere del codice per realizzare siti internet. A quel tempo io credo che avevo un Pentium 3 per giocare a qualche videogioco, ma non avevo la benché minima formazione tecnica. A scuola, alle superiori, avevo fatto un po' di Lotus 1-2-3 Turbo Pascal. Ah, è come me, guarda. Veramente cose arcaiche. Sì. Però mi sono appassionato, io di solito non leggevo libri a quel tempo molto, e mi sono pappato un libro di HTML 4.1 a quel tempo, che erano Grande. sui 300-400 pagine, in circa 10 giorni. E infatti lì ho detto, qua c'è qualcosa di molto interessante, perché non avevo mai visto diciamo, non mi ero mai appassionato così tanto a qualcosa del genere. E niente, sostanzialmente ho studiato e lavoravo la mattina e pomeriggio, la sera studiavo, e tant'è che alla fine mi sono ritrovato dopo aver studiato HTML a studiare Flash, che era un po' la cosa che c'era a quel momento, e nel 2004, se non mi ricordo male, sono stato chiamato da una web agency di Padova, dove abitavo, per fare Flash Developer. È stato una parentesi breve, un po' perché ero abbastanza scapestrato, comunque avevo 20 anni, quindi Ci sta. ero molto gagliardo, e perciò ho deciso dopo un anno di lasciare e mettermi a fare freelance. E lì sono entrato in contatto con le community di quel tempo, e ho fatto una bellissima esperienza di community in Action.it. Ho avuto modo di certificarmi su Flash, Flex, Adobe Air e tutta la Le ho compagnia bella passate di. tutte anch'io. Esatto, tutta la compagnia bella di Macromedia all'inizio e poi Adobe. Adobe. Sulla Flash Platform effettivamente ero abbastanza strong. La cosa interessante è che facevo principalmente lavori che erano fuori dal web, quindi facevo un sacco di mobile, desktop application, embedded systems con Flash, benché mi avevano detto che non si poteva fare, però lo feci a quel Tra l'altro tempo. funzionava molto bene con quella tecnologia ai tempi.
Assolutamente, cioè una delle cose che mi è sempre piaciuto, perché molta gente mi ricordo che si lamentava molto di flash, sì, ti sono pesanti, eccetera. Certo. Io nel lontano 2008-2009 fui capace di mettere Adobe Air dentro un soda dispenser per un'azienda a Sacramento Ammazza. e per la Ducati feci praticamente il primo cruscotto interattivo per moto. Che aveva la possibilità di avere Google Maps integrato, aveva la possibilità di avere Voice over IP, Ma questo nel PA. 2004? Giù per il No, 2000. 2009. Ah, ecco. Era un po' No, più in perché là, sennò poi eri non un c'era. precursore di proprio. Non c'era ancora a quel tempo Adobe Air ottimizzato per mobile, però devo dire che è stato molto interessante customizzare la distro Linux di Gentoo per far girare Adobe Air. Cioè, è stato una bella esperienza. A parte quello, dopo sono entrato diciamo, quello che vengono chiamati in Italia gli Adobe Guru, che sono un set di 50 persone selezionate in Italia per le capacità sui pacchetti Adobe. E per la parte US invece entrai nelle Adobe Community Professional, che era sostanzialmente una selezione di un centinaio di persone a livello mondiale scelte dai team di prodotto, tra cui quelli che diciamo che spiccavano di più per le capacità di comunicare verso la community, non essendo un evangelist né tantomeno un Adobe, non lavorando per Adobe. Nel frattempo creai la mia azienda, ho iniziato da solo come freelance, poi ho avuto i miei primi 5 clienti. Arrivai a avere una ventina di persone, poi un po' perché diciamo, la situazione economica in Italia ha avuto un bel freno, e un po' perché volevo provare qualcosa di completamente nuovo, ho venduto la mia parte di azienda, perché eravamo a quel tempo in due, e sono ripartito praticamente da zero a Bristol come lead developer di una startup. Dove ho preso in mano un prodotto che era fatto in Adobe Air, e ho lavorato circa un anno su quello, ottimizzandolo. E verso la fine di quando lavoravo lì, riuscimmo a vendere un maxi contratto di 25.000 licenze a Microsoft, che è stato Complimenti. molto interessante. Fui chiamato a Londra, da un'azienda che si chiama Gamesys, come senior developer. E lì in 14 mesi trasformai il tech department in cui lavoravo, che era Real Money Gambling, da lavorare con Lua a lavorare con JavaScript OAuth. È stato molto interessante perché il dipartimento faceva l'80% di revenue, e quindi trasformare dalla parte tech completamente è stata una bella sfida, è stata una bella battaglia. Non si aspettavano che fossi così, diciamo, focalizzato nel riuscire a farlo, però questo ha portato ad avere, diciamo, team molto più contenti. Siamo riusciti a muovere da 9 mesi di creazione di un gioco a 3 mesi di creazione di gioco, Grande. che è un'ottima cosa. Abbiamo rifocalizzato gli investimenti del dipartimento, portando invece di avere un core team che faceva un engine, ogni team era diciamo indipendente, riusciva a fare il proprio engine in maniera snella e soprattutto che potesse essere utilizzata all'interno del team, e ha portato tutta una serie di altri benefit in performance, e in generale la possibilità di avere giochi che funzionavano su dispositivi mobili veramente diciamo poco potenti. Questo mi ha portato poi in un'altra azienda che si chiama Massive Interactive, che è stata acquisita da Delta 3, che in Italia è ben conosciuta, Sì. che è sostanzialmente un'azienda che lavorava per il mondo OTT, quindi video streaming. Principalmente lì i primi 2 mesi lavorai su Deutsche Telekom e su, cos'era l'altro? Ah sì, Channel 5. Quindi ho lavorato su alcuni dispositivi, set-top box, principalmente Smart TV. Quindi quando venne lanciato Tizen, su Samsung, fummo una delle aziende che lavorò su quella. E subito, pochi mesi dopo, iniziai questo progetto che non aveva un nome, ma che voleva sostanzialmente fare live sport. E già qui si capisce qualcosa. e dopo io lavoravo ancora in questa azienda, e
e mi hanno affibbiato il progetto dall'inizio, quindi eravamo, c'erano cioè praticamente il primo meeting, eravamo tre persone, che oggi uno è il CPO e l'altro è il Head of Discovery e l'altro è il Head of New Markets, per oggi come veniamo chiamati, DAZN, che è appunto questa azienda che lavora come, che sostanzialmente è quello che definiamo il Netflix dello sport per fare live stream. E 5 anni fa iniziamo questa avventura dove diciamo eravamo tra i primi pionieri a dire ok, proviamo a metterci live streaming e cambiare il modo in cui la televisione viene, lo sport viene consumato a livello mondiale. Il primo anno è stato abbastanza intenso. Abbiamo fatto in 14 mesi, abbiamo rilasciato 9 applicazioni, mobile, web, set-top box, smart TV e console, e abbiamo fatto l'integrazione, abbiamo lavorato, vabbè, su AWS con l'integrazione di 7 partner, mai lavorato prima tutti insieme, e abbiamo lanciato in 4 mercati, Germania, Austria, Svizzera e Giappone, con dei diritti sportivi abbastanza importanti, perché avevamo l'inizio della Premier League ad agosto in Germania, Austria e Svizzera, e abbiamo preso la J-League per 10 anni con diritti esclusivi, in esclusiva, che sarebbe come la Serie A per noi italiani. Quindi era stato abbastanza un viaggio interessante, con delle deadline pressanti, perché non puoi spostare l'inizio del campionato, No, chiaramente. direi di no. Sarebbe un discreto problema. Quindi sei uno dei padri fondatori praticamente di L'ho DAZN. visto, l'ho visto crescere quando non si chiamava DAZN. A livello tecnologico mi sento un po' il padre di DAZN, in quanto ho seguito tutto, ho preso molte decisioni tecniche, principalmente sulla parte delle API, dei dispositivi, TV, set-top box, eccetera, perché diciamo, il mio, adesso oggi sono Vice President of Architecture per tutto quello che riguarda, diciamo, questo lato. Poi abbiamo un equivalente team di architettura che è dedicato invece sulla video delivery, e quindi la gestione delle CDN, la pacchettizzazione, encoding, decisione del DRM, risoluzione del DRM. E poi la cosa bella è che in The Zone abbiamo, diciamo, una flessibilità molto ampia, perché molti pensano che siamo solo la piattaforma, ma in realtà abbiamo anche la produzione. Quindi in Giappone, Certo. per esempio, abbiamo la regia, abbiamo i nostri commentatori, decidiamo come mettere le telecamere all'interno degli stadi, quindi facciamo quello che viene chiamato il glass to glass, e facciamo tutta la produzione. Ed è molto interessante e affascinante. Certo, quindi tu praticamente, tornando anche indietro nel tempo, oltre a questa è la seconda realtà che hai visto nascere da zero. La prima era la tua, come azienda, prima come freelance, poi come azienda, e poi questo prodotto. Ma oggi cosa vuol dire per te gestire un prodotto di questo tipo e gestire un'azienda? Perché alla fine ti stai occupando anche di aspetti di gestione non indifferenti. Sai, quando ho iniziato e mi chiesero se ero interessato a entrare all'interno di DAZN, e praticamente far nascere la parte tech di DAZN, la cosa che mi è piaciuta molto era, vabbè, intanto il team con cui lavoravo già da un pezzo, perché il team di prodotto di DAZN è formato veramente da top player, da tutta gente che viene da BBC. Cioè abbiamo il creatore del BBC iPlayer, Amazon Prime, come lo conosciamo oggi, è stato creato dal nostro Chief Product Officer. Abbiamo gente che viene da Netflix, da Sky, quindi Avete creato abbiamo. un modello. Non un modello, però diciamo che la cosa molto interessante è stato il fatto di avere quelli che vengono chiamati anche da Steve Jobs, gli A player, e quando sei a contatto con gli A player, impari anche per osmosi, se vuoi. Certo. Perciò quella per me era una prospettiva molto allettante. Poi il fatto di avere la possibilità di dare una direzione tecnica a un prodotto che 5 anni fa poteva prendere, come no, perché chiaramente era un po' una scommessa, nel senso che sì, sulla carta tutto era bellissimo, però dopo bisogna anche deliberare. Solo. Esatto, quindi come puoi immaginare è stata una bella scommessa. Diciamo che abbiamo fatto tante scelte, molte coraggiose. Tecnicamente mi sono trovato
dover imparare cose che non erano totalmente fuori dal mio dominio, e ho speso molto tempo, diciamo, fuori dall'orario lavorativo per carpire tutte le sfumature, eccetera. Oggi, dopo 5 anni, posso dire sì, abbiamo fatto un bel percorso. Non mi aspettavo, diciamo, tutte queste challenges, però è stato estremamente educativo. Una cosa che dico sempre ai miei ragazzi nel team è che fare un anno in Dazone è come fare 5 anni in qualsiasi altra azienda, che le cose che vedi, che tocchi, non le vedi così semplicemente dall'altra parte. Ecco, questa è una cosa che mi interessa parecchio, perché infatti volevo chiederti, oggi credo facciate parte di quel pool di aziende ambitissime da parte dei developer, sia per un discorso di tecnologia, sia anche per un discorso di ambiente. Cioè, dal mio punto di vista, siete comunque tra quelle 4-5 aziende al mondo in cui un developer dovrebbe ambire di andare a lavorare. Com'è per un developer? Dimmi. Sì, continua pure. No, volevo chiederti com'è effettivamente per un developer, che cosa un developer acquisisce maggiormente andando a lavorare in un'azienda come la vostra? Io credo che abbiamo delle sfide abbastanza uniche. Una cosa che, avendo girato molto nella mia vita, ho visto che, per esempio, in America ci sono delle opportunità che in Europa è molto difficile da avere. Certo. Io credo che Dazone sia una di quelle opportunità, perché nella mia testa, sì, è vero, ci sono molte aziende che lavorano su con certi volumi, ma abbiamo la peculiarità che noi gestiamo eventi live. Quindi significa che 5 minuti prima dell'inizio di una partita hai milioni di utenti che vengono sulla tua piattaforma Tra e l'altro hai questa in cosa contatto. in Italia ha creato qualche problemino all'inizio quando siete arrivati. Qualcuno se ne ricorderà. Può essere, sì. E quei 90 minuti sono la cosa più importante, che delineano il successo o il fatto che devi ripensare strategie all'interno dell'azienda. Certo, quindi rispetto agli altri prodotti non avete un qualcosa che va live e poi rimane per lungo tempo, cioè, voi avete quel lasso di tempo e quel lasso di tempo deve essere tutto perfetto. Esatto. E l'altra cosa che è interessante sono, vabbè, chiaramente le sfide. Per esempio, io penso a uno sviluppatore back-end, la scalabilità, secondo me, è una delle challenge principali. Il fatto che spesso, in passato, come tutti, diciamo, quando lavori su certi tipi di volumi, crei un'architettura molto più coupled con comunicazioni sincrone, integrazioni sincrone, perché comunque non ci pensi nemmeno a, ma magari sforo il limite delle chiamate che posso fare su quella piattaforma e mi fanno il throttling dell'API e via dicendo. E da noi invece abbiamo, diciamo che è il day to day, quindi è il quotidiano che gestiamo. Il fatto di pensare, sì, ma quando abbiamo la finale di Champions League e abbiamo milioni di utenti che entrano nella piattaforma, dobbiamo fare, che ne so, optimistic fulfillment. Quindi in generale devi applicare dei pattern e delle soluzioni che di solito normalmente non ci pensi nemmeno, perché non ne hai la reale necessità. Per la parte front-end, invece, il fatto di gestire una sfida che porti ad avere un'applicazione front-end su una quarantina di dispositivi tra web, mobile, smart TV, console e via dicendo, è estremamente affascinante, perché se oggi possiamo scrivere qualsiasi cosa che vogliamo all'interno del web, perché alla fine gira su un quad core MacBook Pro e quindi sicuro che le cose funzioneranno, quando invece devi avere il tuo codice che deve girare all'interno di una Fire TV Stick versione 1, che quindi è Certo. abbastanza vecchia, le cose cambiano. E Certo. Fire TV Stick 1 è anche un bel device, se lo metto in comparazione con set-top box che sono, che ne so, 15 anni più vecchi, ma ben distribuito. E chiaramente per poter fare un lavoro del genere andrei a cercare anche persone con un certo tipo di mentalità, perché non penso che basti esclusivamente la competenza tecnica, cioè ci vuole probabilmente qualcuno anche in grado di accettare certe sfide. Quindi non so se tu ti occupi anche di in qualche modo anche valutare le persone che si propongono, che sono disponibili a lavorare per voi. Beh, quali sono le caratteristiche che cercate maggiormente? Le prime 15 persone nel team tech le ho fatto io, diciamo, tutto l'hiring, partendo
ti dico, è stato abbastanza complesso perché, a parte trovare delle persone che tecnicamente fossero valide, dovevamo trovare anche delle persone che avessero la flessibilità mentale, esatto, di imparare e di volere imparare. Perché la realtà è lavorare su questi dispositivi, su microservices, diciamo, è un po' più semplice, perché comunque trovare sviluppatori, nel nostro caso lavoriamo molto con Node.js, che abbiano esperienza di microservices, si trovano. La complessità invece era, dovevamo lasciare da parte la parte di scalabilità e farli crescere internamente su quella parte lì, perché è molto difficile avere problemi che abbiamo noi, e invece piuttosto abbiamo investito a trovare degli architetti che avessero esperienza sulla scalabilità, che quindi abbiamo potuto avere loro che, insegnassero agli sviluppatori come pensare, rivedessero l'architettura e aiutassero anche a ragionare nella maniera in cui ci aspettavamo e ci aspettiamo. Sulla parte front-end invece dovevi trovare delle persone che non erano affascinate solo a sviluppare sul web, quindi con tutte le nuove novità, tutte le novità che possiamo avere su JavaScript e e anche a livello di tool, ma trovare delle persone che fossero disposte a fare un challenge delle loro competenze e vedere effettivamente quando la big notation conta veramente, vedere che avessero la voglia di mettersi in gioco e provare dove in loro codice che in set of box dove sei totalmente cieco e puoi solo utilizzare un console log o nemmeno quello perché non hai una console da attaccarci, quindi devi vedere, esatto, un text feed all'interno dello schermo. Cioè questi tipi di sfide sono da un lato frustranti ma alla fine molto esaltanti se ti fermi un attimo e guardi indietro cosa hai imparato. E quanto è stato difficile trovare queste persone ai tempi? Il primo anno, in 10 mesi, ho fatto circa 280 interviste e ne ho assunti 15. Ok, difficilissimo. Più che altro è che secondo me dovevamo trovare all'inizio dovevamo avere uno zoccolo duro che è quello che doveva dopo mandare avanti la crescita nella maniera corretta. E così è stato e così è come è stata creata, diciamo, il Dev Center di Londra. Tant'è che molte di queste persone, di queste 15 persone, sono ancora qui dopo 4 anni e sono ancora qui che stanno lavorando e molti sono stati promossi, molti sono principal engineer da quando erano diventati engineer, hanno ben chiaro come funzionano le aziende e riescono anche a fare un'evangelizzazione interna verso altre persone. Ho capito, adesso come siete distribuiti? Cioè come... anche a livello di sedi, so di quella di Londra, Amsterdam, poi? Ne abbiamo 4 a livello di Dev Center. Abbiamo Katowice in Polonia, che è un bel Dev Center, anche lì ne abbiamo circa 200 e qualcosa di persone. Ad Amsterdam siamo sui 150, a Londra siamo sul 70 e ne abbiamo altrettanti a Leeds, che sono un'altra settantina. E questa solo per la parte di sviluppo mero. Poi abbiamo uffici in tutto il mondo, abbiamo uffici in New York, abbiamo uffici in Giappone, abbiamo uffici in Germania. In totale The Zone più o meno conta sulle 3.000 persone. Ho capito. E come gestite anche gli aspetti umani? Cioè soprattutto siete tra developer delle varie città, come vi gestite a livello di comunicazione remota? Qui mi interessa più l'aspetto del remote working. Del remote working, sì. Allora, diciamo che abbiamo fatto all'inizio era, sai, quando anche perché per assurdo, tanto per darti un'idea, il Dev Center di Amsterdam è stato creato in 10 mesi. Quindi è stato creato proprio da zero, non avendo sede, non avendo nulla e portando 140 persone dentro. Quindi anche lì per noi dovevamo muoverci abbastanza rapidamente a cambiare le nostre abitudini. La cosa che abbiamo fatto è grazie alle architetture tra microservizi e micro front-end che abbiamo attualmente in The Zone, abbiamo potuto identificare come i domini della piattaforma lavorassero insieme. Quindi sostanzialmente noi cerchiamo di avere i domini che sono, cioè team che lavorano sullo stesso dominio all'interno dello stesso Dev Center. Perciò, per assurdo, per darti un'idea, in tutta la parte di quello che noi chiamiamo acquisition retention, quindi l'onboarding dell'utente, la retention dell'utente, è ad Amsterdam. E quindi i team si parlano tra di loro, cioè diciamo, hanno chiaramente anche degli overlap con Londra o con Leeds, eccetera, ma sono più marginali.
come avevamo organizzato l'azienda è stata fatta ad hoc, basata sia sull'architettura, e quindi abbiamo riorganizzato l'azienda in modo tale da avere i team che potessero, non avessero una comunicazione non facilitata perché devi farla tutto remoto. Sì, remoto funziona, però abbiamo preferito, per avere una velocità nella delivery più alta, di tenere più vicino possibili i team che lavorano nello stesso dominio. E questo sta funzionando molto bene. I team chiaramente si parlano, abbiamo creato tutta una serie di attività per fare knowledge sharing. Quindi, per assurdo, abbiamo quello che noi chiamiamo la Tech Guild, che sostanzialmente viene gestita dai principal engineer, e abbiamo una Tech Guild per il back-end e una per il front-end. Quindi lì c'è un ingegnere che vuole fare un talk perché magari ha scoperto qualcosa durante l'ultimo sprint o durante l'ultimo mese, anche cose che non sono relative al lavoro, magari sono una nuova libreria che si è testato, ha studiato, e le può condividere con gli altri ingegneri. Chi è interessato può partecipare. Poi abbiamo istituito le Town Hall, che sostanzialmente sono degli eventi in ogni singolo dev center che avvengono mensilmente, dove per 3 ore blocchiamo sostanzialmente gli ingegneri e condividiamo tutto quello che è successo. Quindi condividiamo notizie Bello. come, che ne so, quelli che ci stanno, che hanno deciso di lasciare l'azienda, chi sta arrivando, quali sono i target che abbiamo raggiunto, le attività che sono state fatte. E in queste 3 ore abbiamo sostanzialmente gli ingegneri che salgono sul palco e condividono cosa hanno scoperto, se c'è una nuova libreria che vogliono utilizzare oppure che hanno condiviso con il resto del gruppo, così la gente sa che magari può utilizzare quella libreria invece di crearsene una, via dicendo. Poi abbiamo i The Zone Dev Day, che sostanzialmente è una conferenza per location, che se non erro è quadrimestrale, dove abbiamo una giornata dove blocchiamo tutto il dev center e c'è sia speaker interni che esterni che condividono talk, come si può vedere in una conferenza. E poi chiaramente ci sono le altre attività che sono più di riconciliazione, dove c'è, che ne so, architettura con i principal engineer, i principal engineer che parlano tra di loro e condividono con i team. Quindi c'è molto comunicazione che va all'interno del dev center, ma anche cross dev center. Gli architetti nel mio team girano parecchio. Ed è abbastanza normale che giriamo nei vari dev center, andiamo a parlare con gli ingegneri, capiamo che problemi ci sono, capiamo come possiamo, migliorare l'architettura, o cerchiamo di condividere nuovi progetti che stiamo portando avanti. Quindi è molto basato sulla comunicazione, il fatto che creiamo l'empatia tra i team e via dicendo. Ecco, questo mi sembra che è una cosa che facciate anche al di fuori proprio dell'azienda, cioè tu stesso sei comunque presente in parecchi eventi, sei nella responsabile della community London JS, giusto? Sì, corretto. E vedo anche altre persone del tuo team spesso negli eventi, siete un po' dappertutto in questi eventi tech, quindi sia per il fatto che sembra essere una filosofia aziendale, ma anche tu, essendo all'interno di una community, il valore che ha il networking per un developer è qualcosa di fondamentale. Sono totalmente d'accordo. Diciamo che quando abbiamo iniziato da Zone, una delle prime cose che fui ben chiaro col management è che se vogliamo creare un'azienda sana, non può esserci solamente business, 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 ma come prendiamo dalla community dobbiamo anche dare indietro. E un'azienda come da Zone non può esimersi dal farlo. Quindi all'interno abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività per far capire ai nostri ingegneri che cosa ci aspettiamo. Molti di loro non avevano mai fatto un talk. E abbiamo un piccolo team di coach che aiutiamo a preparare il talk o cerchiamo di spingerli verso lo stage all'inizio. È stato un po' più complesso, però abbiamo avuto delle belle sorprese. Abbiamo, per esempio, Max Gallo che aveva fatto, credo, un talk prima di venire, o pochi talk prima di venire in The Zone. Adesso è abbastanza presente in molti eventi europei. Abbiamo un altro principal engineer, Patrick, che anche lui aveva fatto qualche talk, ma veramente pochi, e sta lavorando molto. Abbiamo un tech blog che è su Medium, stiamo cercando di spingere gli altri ingegneri che magari non vogliono andare sullo stage, ma vogliono comunque condividere quello che hanno imparato. E quindi stiamo cercando di creare opportunità
per gli ingegneri stessi. Poi allo stesso tempo ospitiamo meetup all'interno dell'azienda, da diverse community di Londra o da Amsterdam. Abbiamo iniziato a fare il code bar, che è sostanzialmente aiutare diciamo altri sviluppatori più junior a scrivere codice, in questo caso JavaScript, e stiamo cercando di comunque di avere la mentalità e di assumere gente che voglia riversare quello che impariamo ogni giorno verso la community. Ah, questo è interessante, cioè li incentivate proprio da questo punto di vista, avete visto che la cosa ha un ritorno poi nel lungo periodo? Il ritorno è il fatto che nel momento in cui hai persone che imparano meglio a utilizzare, non so, una particolare libreria, una particolare tecnologia o particolari architetture, significa che anche per noi il bacino di utenza su cui possiamo attingere per assumere persone è più ampio. Quindi certo. È un dare e avere, nel senso che secondo me nella community oggigiorno tutte le aziende prendono tantissimo, perché tra librerie, tra framework e qualsiasi altra cosa che vengono esposti, c'è chiaramente un grosso boost di produttività. Quello che noi dobbiamo fare è aiutare anche la gente a utilizzarle correttamente, a capirle correttamente, quando utilizzarle e non quando utilizzarle, e secondo me è un'attività che deve essere fatta, perché in primis aiuta la community, ma aiuta anche noi stessi a creare una forma mentis e dei modelli mentali che ci aiutano dopo ad essere più bravi nel day to day. E questo è estremamente importante, perché ci rende, spiegare a una persona come applicare una specifica tecnologia, architettura, quello che è molto più complesso che farla una volta, tenercela a mente e poi rimane creata all'interno della nostra. È il principio dell'insegnamento, cioè se tu cerchi di studiare qualcosa per insegnarla a qualcun altro, la apprendi più velocemente anche nei minimi dettagli. Quindi secondo te questa è una caratteristica che dovrebbero avere, vabbè, sicuramente hanno i developer che vengono a lavorare per te. Ma se dovessi consigliare oggi a un ragazzo che vuole fare questo lavoro, per te o per qualsiasi altra azienda, quale dovrebbe essere la caratteristica fondamentale che dovrebbe avere? Ma, per venire a lavorare in DAZN o in generale? In generale. Secondo me ci sono due cose che stanno emergendo parecchio, e quando dico emergendo parecchio chiaramente dipende da contesto a contesto, perché vedo certe nazioni che diciamo che non sono ancora arrivate a quel punto. Ho avuto la fortuna negli ultimi 5 anni di viaggiare dal Giappone all'America e girando in giro per l'Europa, e quindi ho avuto la possibilità di vedere le varie community dove sono, e mi sono formato un'idea dove ci sono, diciamo, un certo tipo di maturità, una maturità che sta crescendo e che sta arrivando. Personalmente credo che ci siano due cose che sono estremamente importanti per uno sviluppatore. Uno sono chiaramente i technical skill, quindi prendersi un linguaggio, impararlo, e quello, diciamo, è un po' il core della cosa. Però soprattutto quello che un tempo veniva chiamato soft skill, che oggi sono in verità chiamate core skill, è la cosa più interessante, perché la realtà è attualmente non esistono più progetti che c'è il one man band e può fare da solo una persona e mantenerlo per tutto il tempo. Oggigiorno devi sempre e comunque lavorare in team. Certo. E il fatto di dover lavorare in team significa che ci sono delle dinamiche che sono completamente differenti rispetto a un tempo. Io mi ricordo quando ero freelance e potevo fare tranquillamente dei widget o dei piccoli progetti, applicazioni desktop da solo o massimo 2 persone, anche progetti di un certo calibro, e oggigiorno non è molto difficile riuscire a fare una cosa del genere, perché comunque l'utente sta chiedendo sempre di più e la tecnologia si sta espandendo, e sì, è vero che ci sono le astrazioni e tutto, però in un certo momento, se vuoi fare una cosa di un certo livello, devi lavorare in team. E lavorare in team non è più solo scrivo del codice, guardo la PR e buonanotte. È più che altro che devi creare l'empatia, in particolare quando lavori in ambienti distribuiti, creare l'empatia tra team, creare le connessioni, investire tempo, perché non è, diciamo, buttarlo via, ma investire il tempo nel creare queste connessioni, creare il networking, capire cosa succede verso l'esterno, capire quali sono le dinamiche interne, capire il contesto, che è un'altra cosa che vedo molto, molto complesso da parte degli sviluppatori, anche in DAZN, perché spesso vedono quello che gli gira attorno, ma non cercano di alzare la testa, di vedere tutto il complesso di quello che, di quanto complesso sia diciamo il progetto o la piattaforma su cui lavorano. Queste cose qui, secondo me, diventano l'essenziale per se vuoi lo sviluppatore del futuro. E quanto è difficile costruire però queste skill? Cioè, come fai? Perché alla fine, sai, il codice
Oggi forse anche riesci a prendere un corso e lo impari. Se fai esperienza, ancora meglio. Le soft skill, come fai? Secondo me sono anche qui due, almeno io mi sono formato, diciamo, ho questa cosa in testa. Secondo me ci sono due cose che impattano dirette sulle core skill. Una è l'ambiente in cui tu ti trovi. Cioè, se vedi un ambiente che è deleterio, dove non impari nulla e dove non c'è niente, non bisogna avere la paura di dire, ok, non troverò più un altro lavoro come questo, perciò sto zitto e rimango qui. Certo. Bisogna, soprattutto nel nostro settore, osare. E andare a trovarsi un'azienda che ci può dare quello che stiamo cercando. Poi ci sono delle persone che gli sta benissimo di stare dove stanno e va bene così, non è che sono obbligati, però ci sono spesso persone che vogliono di più e sono fermate dal territorio, dalla situazione economica, via dicendo. E spesso purtroppo bisogna fare delle scommesse su se stessi e provare a cambiare le cose, perché diciamo, rimanere lamentandosi non aiuta nessuno, non aiuta nell'ambiente lavorativo, non aiuta nella la persona. Perciò bisogna avere il coraggio di fare delle scelte abbastanza a volte azzardate. L'altra cosa, a parte l'ambiente, è una cosa che deve crescere all'interno di te stesso, secondo me. Io ho visto quando ho iniziato come sviluppatore, dove cercavo di essere più oggettivo possibile, meno soggettivo possibile, e quando mi sono mosso dall'Italia a qui, ho visto il diciamo la crescita personale che ho avuto viaggiando, ma anche stando a contatto con altre culture, con altre persone, e mi sono reso conto che effettivamente non è solo codice, forse il codice è L'ultima un parte. 50%. E quando sono diventato architetto e dopo ho un team di architetti, quello che ho notato è che le persone con cui mi trovo meglio da lavorare non è l'architetto super tecnico che sa, che ne so, AWS dal resto ai piedi, ma sono quelle persone che hanno dei core skill importanti assieme a, diciamo, una parte tecnica importante. Ma il core skill diventa ancora più essenziale quando hai, come nel caso dell'architetto, da comunicare costantemente con altre persone. Perché il nostro Chiaro. lavoro è 60% di comunicazione e 40% tecnico. Certo. Tu prima hai parlato di ambiente, però io già le sento le voci, dicono, vabbè, ma grazie, tu sei a Londra è un altro ambiente, si lavora in modo diverso, ci sono molto più opportunità, in Italia invece la situazione è diversa. Tu sei lì effettivamente, però sei italiano, quindi ogni tanto penso che l'occhio lo butti qua da noi. Come la vedi la situazione invece in Italia? Ma sulle voci si sono d'accordo del pensiero, ma come è stato complesso per me 7 anni fa quando ho deciso Esatto. di venire qui, è complesso un po' per tutti, lo capisco benissimo. E ti dico, la situazione italiana, io credo che ci sia, una cosa che ho notato quando ero in Italia è che io avevo sempre l'idea che fuori dall'Italia qualsiasi altro sviluppatore, qualsiasi altra azienda facesse delle cose molto meglio di quello che Ed è facevo ancora io. così, No, in Italia. quello ero sicuro. Dopo 7 anni in Inghilterra, secondo me abbiamo una fortuna enorme del fatto che abbiamo la possibilità di, come viene di, come dire, usiamo molti cappelli in diverse situazioni. Quindi diventiamo business analyst, diventiamo architetti, diventiamo sviluppatori, ed è una cosa che non ho visto spesso all'estero. Se uno è sviluppatore, fa lo sviluppatore, punto. Questa flessibilità mentale, secondo me, è estremamente valutata all'estero, molto meno in Italia perché è lo standard. Non Certo. è che diventa qualcosa di wow, questa persona ha questo, perché tutti ce l'hanno in un certo senso. E secondo me c'è moltissimo talento in Italia, e il problema è che non trovo un ambiente dove questo talento viene riconosciuto. Perché sì, possiamo raccontarci, sì, ci sono un sacco di start-up, alcune hanno fatto degli interessanti round di investimento e qualsiasi cosa, però comunque se tu fai una comparazione di questo in un altro ambiente, se tu prendessi, diciamo, un centinaio di sviluppatori italiani e li mettessi in un altro ambiente dove questo viene riconosciuto, esploderebbero, fiorirebbero in una maniera che non si pensa. Sai Ed è che un... Ed è un dicendo questa cosa stai incentivando ad emigrare? No, secondo Scherzo. me la realtà è che dobbiamo renderci conto che io quando mi misi davanti allo specchio dissi, ok, avevo 29 anni e ho detto, bene, adesso cosa vuoi fare della tua vita? Cioè,
vuoi rimanere qui e ti mangi il fegato tutti i giorni o vuoi provare a cambiare qualcosa, sapendo che è un'incognita, perché poteva essere che andando da un'altra parte non avrei Ti trovato. sentivi arrivato in Italia da... No, in Italia credo che ero abbastanza frustrato perché un po' per la situazione sociopolitica e un po' anche il territorio per come ci venivamo interpretati come tecnici. Io mi ricordo il primo mese a Bristol, mi sono sentito come trattiamo noi italiani gli avvocati e i commercialisti. E là ho detto, beh, ma cosa sta succedendo? E quando sono andato a Londra è stato, diciamo, esponenziale questo feeling. E spesso guardo indietro e dico, cavolo, ma 7 anni fa era una cosa, adesso c'è veramente tutta un'altra cosa. Però secondo me è una cosa che potenzialmente cambierà in Italia. Non so dirti quando e come, però se uno ha la pazienza di farlo, io in quel momento lì non ho avuto la pazienza di aspettare, ho voluto provarla e se andava bene, andava bene. E Ti è andata benino, direi. No, c'è stato molto impegno, mi è andata, diciamo, oltre le aspettative che mi ero prefissato, però sono contento della scelta che feci 7 anni fa. Non hai mai sentito la pressione? Pressione di performare. La pressione di tutto quello che ti stava succedendo attorno, cioè ad un certo punto ti sei ritrovato a essere in mezzo a uno dei più grandi progetti al mondo. Bah, sì, quello è quotidiano, nel senso ci sono stati dei giorni che tornavo a casa e andavo diretto a letto perché non, cioè, proprio il Non ne avevi cervello più. esplodeva. No, anche perché comunque, diciamo, io venendo dal Veneto ho avuto l'insegnamento del classico imprenditore veneto dove tu sei il primo ad arrivare in ufficio e l'ultimo ad andare via. Certo. E questo è quello che facevo quando avevo la mia azienda e questo è quello che faccio anche nell'azienda dove lavoro. Quindi io arrivo qui alle 8, benché ho la mia ora di commuting, e quindi alle 8 sono qui e di solito lascio l'ufficio tra le 6 e le 7, a volte alle 8. E quindi per me, diciamo, a volte sento proprio la pressione che sale. E quando per assurdo abbiamo fatto i vari lanci delle varie nazioni, Giappone, Italia, Germania, io ho fatto per i primi 3 anni tutti i weekend per un mese dopo il lancio on call e lo facevo anche la review, invece di guardandomi la partita, guardandomi le dashboard della parte back-end e front-end, perché da lì potevo vedere se so, c'era qualche problema o capirlo a monte, segnarmelo e poi durante la settimana, diciamo, con i team fissarlo. Perché sono totalmente investito sul progetto, nel senso è una cosa, credo che stiamo veramente rivoluzionando il mondo della TV, credo che stiamo creando un nuovo pattern per gli amanti dello sport e questo è abbastanza esaltante. Quindi la pressione, diciamo, è compensata dall'adrenalina di Sì, far sì. creare veramente un progetto Ma sai, se penso innovativo. 5 anni fa era un sogno, oggi è una realtà e vedendo cosa sta succedendo a livello mondiale, per assurdo una delle ultime novità che c'è stato in Germania è che la Champions League dalla prossima stagione sarà su DAZN e su Amazon Prime, cioè dopo 25 Fighissimo. anni non ci sarà più un cable provider. Che servirà alla Champions League. Questo è sintomatico perché stiamo parlando del campionato di calcio più importante a livello europeo. Eh sì, proprio una rivoluzione. Esattamente. E adesso tu, abbiamo parlato di come siete strutturati, del fatto che partecipate alle community, però tu sei presente nei vari eventi per parlare dei micro front-end, perché è diciamo, l'architettura su cui avete basato principalmente il vostro progetto. Io non ti voglio chiedere nel dettaglio che cos'è dal punto di vista tecnico, perché questo è qualcosa che probabilmente basta andare a un tuo evento, leggere un tuo articolo o leggere un tuo libro per capirlo. Ti voglio chiedere qual è stata la filosofia che ha portato quel tipo di scelta? Grazie. Bellissima domanda, veramente bella. Allora, diciamo che quando entrai come seconda persona nel tech department di DAZN, una cosa che parlai col CTO, gli dissi: guarda, secondo me dobbiamo fare, se vogliamo crescere come department, dobbiamo fare un paio di cose. So, uno, dobbiamo portare il nostro monolita che avevamo, i microservizi.
anche perché avevamo già un anno di esperienza, abbiamo visto i pattern, sapevamo quali erano le API che erano più, diciamo, colpite dal flusso di utenti e potevamo veramente fare un'ottimizzazione importante lì, e quindi dare un miglior servizio agli utenti. Dall'altro lato, sul front-end, avevamo questa single page application che girava su una 10-14 device, quindi c'era una code base che era veramente importante Grossa. e è grossa ma molto forcata. A quel tempo utilizzavamo Hux, che è sostanzialmente un linguaggio simile a ActionScript o simile a Java, che ha un compiler veramente interessante perché permette di lavorare e scrivere in Hux e compilarlo in un altro linguaggio. Che può essere JavaScript, può essere Objective-C, può essere Python, può essere Lua, è veramente molto flessibile. E sostanzialmente non lo utilizzavamo per esportarlo in JavaScript. Ora, quando paventavi l'idea agli sviluppatori di lavorare con Axe, non c'era molta possibilità. Quindi io ho Certo. fatto uno studio, ho preparato diciamo, un po' di slide per poter vendere l'idea del dobbiamo cambiare tecnologia, perché non troviamo i centinaia di persone che pensavano loro di trovare. Chiaramente. E seconda cosa, stavo pensando a quel tempo, se dobbiamo scalare con centinaia di sviluppatori che lavorano sulla stessa codebase, sapendo le problematiche che ho avuto nella prima, che avevamo 40 persone collocate a lavorare sulla parte front-end, la cosa che dovremmo fare è dividere, diciamo, il monolito, la single page application, in qualcosa che è più semplice da maneggiare, perché chiaramente se è un problema grosso lo dividi in problemi più piccoli è più semplice Certo, certo. da maneggiare. E il problema è che a quel tempo lì non è che avessimo, non c'era tutta questa informazione, tutto il microfrontend non esisteva come concetto, esistevano micro apps, esistevano vari accrocchi, se vogliamo, e quindi quello che ho fatto, ho detto, vabbè, allora partiamo dal basics. Qual è un'architettura che può scalare? Microservizi. Quali sono i Certo. principi? Quindi ho preso uno step back e mi sono guardato quali erano i principi dei microservizi. Basato su quello, ho iniziato a vedere se potevo applicarli uno a uno verso front-end. E ho scoperto, per esempio, che per esempio, il domain-driven design, che è un po' la base su cui ho utilizzato, diciamo, dividere in micro front-end il nostro single page application è stato utile perché prendendo uno step back, tantissimi parlano di nel mondo back-end in generale, Certo. ma per sé è un concetto che può essere applicato a tantissime altre cose. Ovviamente non tutto diciamo, l'aspetto, tutto lo spettro dei pattern che vengono introdotti col DDD, però c'è tutta la parte di domain, subdomain, bounded context che può essere utilizzato tranquillamente anche sulla parte front-end. E quello è stato mixato con i principi dei microservizi, è stata un po' la logica con cui ho disegnato diciamo, la nuova piattaforma di Dazon, che doveva lavorare su una quarantina di piattaforme TV più web. Ed è stato una challenge perché appunto sono stato in 2 anni a lavorare, c'è stato un bel periodo analisi, proof of concept, capire se tutto funzionava come mi aspettavo, ottimizzare le performance e via dicendo. E poi c'è stato un bel 6-7 mesi che abbiamo lavorato con una decina di sviluppatori, abbiamo lavorato sulla parte di build, perché una delle cose dei microservizi che è molto importante è avere l'automation pipeline che funzioni e sia efficiente. Certo. Però nessuno aveva pensato come la facciamo su front-end in maniera che sia efficiente, perché se ci metto 40 minuti a tirare fuori un artefatto è un problema. Chiaro, come avete fatto? Lì abbiamo fatto vari esperimenti. All'inizio avevamo creato questa pipeline tutta fatta in Lambda e quindi tutto serverless, e funzionava fino a quando avevamo qualcosa di piccolo. Poi abbiamo rievalutato perché quando abbiamo iniziato a vedere i tempi che si dilatavano, abbiamo rivalutato la soluzione. Abbiamo utilizzato Drone.io, che è quella soluzione che abbiamo adesso, che sostanzialmente sono container che possono essere spannati in parallelo o in seriale, e ci permettono di fare tutte le varie task che ci servono per la trasformazione dei microfrontend e dei microservizi, aggiungendoci anche quello che vengono definite le fitness function, quindi una serie di funzioni che ci permettono di controllare la qualità del codice che va in produzione. Ok, sì.
E oggi appunto abbiamo una soluzione che ci permette di creare un artefatto di un microservizio, di un microfrontend che è con una granularità di nazione e device. Quindi io posso dire in Spagna su Tizen posso mettere questo codice qui, in Italia su PlayStation posso mettere questo codice qui. Fantastico. E quello è stato un bel lavoro, che è stata la prima grossa milestone per noi. E poi abbiamo iniziato a lavorare effettivamente sul ricrearla tutta la piattaforma. E quello è stato abbastanza complesso, stiamo abbastanza vicini al web, la parte web è stata rilasciata, state delle interessanti challenge là. La parte TV si sta finendola, non siamo troppo lontano da iniziare a rilasciare i primi device, però è stato un bel viaggio dove ho iniziato un po' a condividere quello che abbiamo fatto, l'esperienza che avevo fatto, che avevamo, stavamo facendo 2 anni dopo, quindi c'è stato 2 anni di lavoro in stealth mode, come lo chiamo io, dove ho solo raccolto feedback, vedere come gli sviluppatori, diciamo, carpivano l'architettura, che domande avevano, quali erano le challenge più importanti che avevano. E è stato estremamente educativo perché sono arrivato al primo Certo. talk, dove alla fine del talk a Dublino che feci, che fu il primo a cui parlai di Microfrontend nel 2018, ho avuto tranquillamente un 30 persone di qualsiasi industry che mi ha martellato tutto il giorno, perché io ho avuto il primo talk, di domande su come mai avevamo fatto certe scelte. E lì ho capito, beh, allora probabilmente c'è molto Siamo sulla interesse. strada giusta. Sì, perché nel momento in cui ho visto che i problemi erano condivisi da altre aziende, non li avevano risolti e non riuscivano a trovare un modo per, diciamo, semplificare e scalare a livello di front-end, lì ho detto, beh, allora qui c'è veramente, abbiamo fatto delle cose molto interessanti. E poi c'è stato ogni volta che facevo un talk era rifinirlo con nuove domande, con nuove risposte, cercare di fare quello che io chiamo un po' la review di quello che per me nella mia testa è totalmente chiaro, ma dovevo comunicarlo in maniera ancora più chiara. E quello è stato estremamente positivo perché sono arrivato appunto qualche mese fa a rilasciare quello che chiamo il Microfrontend Decision Framework. Sostanzialmente sono 4 regole per iniziare un progetto con Microfrontend in maniera, diciamo, solida. Quindi una volta che hai fatto quelle quattro, hai definito quei 4 pilastri, tutto il resto delle decisioni sono attorno a quei 4. Ma questa tecnologia è applicata, cioè è diffusa, la sta utilizzando anche qualcun altro oltre a voi? Molto, cioè, ho scoperto con tutti i vari articoli e talk che ho fatto, sono stato contattato da una marea di aziende dove spesso faccio delle call da un'ora, no, non a pagamento, solo proprio per capire come funziona la cosa, e ho avuto aziende dell'Oman, aziende del Canada, aziende di vari nomi, ma di brand ce ne sono parecchi. New Relic, per esempio, ha fatto di recente un talk sui Microfrontend e ha spiegato come l'hanno utilizzato per le loro dashboard. Zalando, che è il fashion e-commerce, Dai, anche loro. loro sono stati tra i primi che lo fecero ancora 3 anni fa, rilasciarono quello che si chiama Mosaic. Con Taylor.js, che è stata una delle prime librerie per fare Microfrontend. Poi c'è stato IKEA per il loro catalogo, c'è stato Spotify per la desktop application. Ah, dai, Quindi ce ne nomi sono, grossi. sì, ce ne sono veramente parecchie che hanno fatto, ma per assurdo c'è una delle gr più grosse banche finlandesi che sta lavorando in Microfrontend, che ha rilasciato un framework su Microfrontend. Quindi anche sono in contatto con un po' di sviluppatori italiani che stanno facendo qualcosa a riguardo. Quindi c'è effettivamente la richiesta di poter scalare un progetto, ma soprattutto non è solo lo scalare, è anche il fatto di poterlo cambiare in maniera incrementale. Perché se prima avevo un monolita scritto, che ne so, in Angular o in React con un'unica tecnologia, per cambiarlo dovevo chiedere al business di dover riscrivere da capo, che ne so, 6 mesi di lavoro, 8 mesi di Certo, lavoro. certo, certo. Con Che è uno dei questa. problemi che ci sono nella stragrande maggioranza dei progetti, cioè c'è un problema Assolutamente. che dobbiamo rifattorizzare tutto. Insomma, Esatto. Che è un grosso problema. Invece così assolutamente.
dividendola a pezzi, tu puoi dire, ok, perfetto, adesso prendiamo questo pezzo e lo rifacciamo con un'altra tecnologia o facciamo un upgrade della libreria, quello che è. Nel nostro caso, per assurdo, noi abbiamo un micro frontend che è la landing page. Quando uscirono i React Hooks in alfa, il team ha fatto l'upgrading alfa delle landing page con i React Hooks per provarli, hanno guadagnato in produzione, hanno carpito nuovi diciamo, suggerimenti che poi hanno condiviso con i team. Quindi significa che gli altri team non sapevano Bello. nulla perché chiaramente erano totalmente, è totalmente incapsulato, quindi loro possono fare quello che vogliono con il loro micro frontend. Però è stato estremamente educativo e lì ho visto il valore di quello che avevo portato, che avevo studiato in quella maniera lì. Però visto applicato è stato estremamente esaltante. Te la sei un po' tirata lì, hai detto, No, vai. ti devo dire la verità, mi è piaciuto molto perché ho iniziato a vedere che anche i ragazzi hanno iniziato a capire da dove partiva tutto la marana, perché all'inizio hanno fatto molta fatica perché cercavo Certo, di dicevano perché stiamo facendo questa cosa? Perché tutti mi dicevano, no, ma perché Luca stiamo facendo così? Ci sono delle soluzioni già prefatte che possiamo seguire. Sì, però tu devi applicarlo al contesto. Non è che un pattern va bene per Che è qualsiasi quello cosa. che dicevi prima, che non hanno la visione d'insieme, ma ragionano nel Esatto. loro piccolo compartino. Corretto. Ho capito. Beh, cioè, è stato un bel percorso quello che ti ha portato fino a trovare questa soluzione. Adesso, diciamo per chiudere, avviarci verso la parte finale dell'intervista, io ti voglio fare due domande che faccio più o meno sempre a tutti. Allora, la prima è: cosa diresti a te stesso 5 anni fa? Al te stesso di 5 anni fa, che per te è un momento anche abbastanza cruciale perché è quello in cui è iniziata questa avventura, quindi sono proprio curioso. Cosa direi a me stesso 5 anni fa? Credo che la prima cosa che farei è non focalizzarmi solamente sulla parte tecnica. Credo che quello che ho imparato negli ultimi 5 anni cercare di connettermi, capire il business in maniera importante, avere persone che mi spiegassero con l'umiltà che ho in questo momento, voglio capire il perché di certe soluzioni, il perché di certe scelte. Se lo avessi fatto 5 anni fa sarebbe stato ancora meglio. 5 anni fa ero molto attaccato alla parte tecnica ed era quello che volevo seguire. Oggi, con l'esperienza che ho guadagnato negli ultimi 5 anni, il fatto di capire il perché l'azienda sta facendo certe cose mi aiuta a produrre architetture migliori, mi aiuta a condividere con gli sviluppatori e con altri architetti il perché stiamo facendo un certo tipo di percorso, perché ci sono delle soluzioni tecniche e tattiche che mettiamo in atto rispetto a fare lo sviluppo perfetto come la gente si aspetta. Che spesso e volentieri la gente gli si dice, ok, devi creare, che ne so, questo nuovo widget, o devi creare questa nuova cosa, però non gli si spiega il perché. In realtà il perché è molto più importante dei requirement che gli puoi dare a uno sviluppatore o a un team. Perché se loro capiscono il perché, dopo possono contribuire e quando contribuiscono si sentono parte di qualcosa. E se si sentono parte di qualcosa, la motivazione è molto più alta rispetto a sostanzialmente fare solamente quello che vengono definiti i monkey coders. Non sono lì per scrivere codice, hanno un cervello e probabilmente anche meglio del mio, e quindi devono aiutare, contribuire. Quando contribuiscono, vuol dire che sei nella parte giusta, secondo me, della cosa. Io 5 anni fa questo non l'avevo ben chiaro. Ok, la seconda domanda invece è, 5 anni dopo, cioè cosa vedi nel tuo futuro, o almeno quali pensi possano essere i tuoi obiettivi sia come developer ma anche da un punto di vista professionale per i prossimi 5 5 anni. Spero, allora, A, spero di avere molto più ferie di quelle che sto prendendo in questo momento. Questa è la prima Questo è speranza. un messaggio subliminale, poi io lo mandiamo. No, no, ma ferie ce ne abbiamo, solo che non riesco a prenderle perché sono troppo focalizzato su The Zone. Però no, allora, a parte gli scherzi, fra 5 anni cosa mi aspetto? Ma sicuramente credo che sarò cresciuto ancora di più a livello di rapporti umani, di management, di leadership e anche a livello di tecnica.
Sarei curioso di provare un'altra sfida e vedere se, perché secondo me adesso ho imparato, ma vivo tra virgolette all'interno delle mura di casa in un certo senso, quindi so come muovermi, so cosa devo fare, cosa non devo fare, come devo farle, vi dicevo. Sarei curioso di capire se effettivamente quello che ho imparato è applicabile da altre parti nella maniera in cui l'ho imparato, oppure se era solo nel contesto di DAZN e quindi altre cose che ho imparato posso applicarle parzialmente o ci sono delle nuove evoluzioni che dovrei tenere in considerazione nel momento in cui sono in un nuovo contesto. Questo mi affascina alquanto perché chiaramente come sull'architettura sono convinto che devi scegliere la soluzione giusta per il contesto, credo che anche a livello di persona devi adeguarti un po' al contesto per poterlo cambiare. Quindi questa sarebbe una cosa che mi piacerebbe Certo, fare. quindi non ti senti arrivato, però No, c'è arrivato la. è estremamente lontano da quello che mi sento, nel senso che in questo momento qua sto imparando. Riesco a condividere alcune cose, ma tante altre ne ho no, È da. bellissimo sentire da una persona che ha tutta la tua esperienza, perché sei partito da zero e sei arrivato dove sei, sentire dire che ho ancora tanto da imparare, perché ci sono persone che si sentono già arrivate dopo aver fatto un decimo di quello che hai fatto tu. Ma sai, secondo me è anche un po' il fatto che appunto mi sono costruito da solo, nel senso che so quali sono i miei gap, so dove devo lavorare e ogni anno cerco di mettere dei paletti perché voglio raggiungere quello specifico goal. E questo so che quando inizi a sentire, che ne so, podcast che ne so, persone che hanno lavorato in LinkedIn, Google, Facebook, e senti questa gente che ha delle teste pazzesche, dici, ma non arriverò mai a quel livello. Beh, sei sulla buona strada, però. Bah sì, però ti dico, secondo me ci sono delle persone che hanno avuto la possibilità di avere delle esperienze che è Certo. difficile, diciamo, averle, e quelle esperienze probabilmente sono una volta nella vita e le hanno cambiate completamente. Quindi A volte vanno anche create, però. Sì, Tu, ad esempio, esatto. sei dovuto andare via dall'Italia per arrivare dove sei. Forse se non fossi mai andato via, non ci saresti mai arrivato. Forse sì, ma attraverso altre strade, non lo si Sì, sa. assolutamente. Ho dovuto fare questa scommessa che per ora sta pagando ed è stato un bel viaggio. Poi ti dico, secondo me c'ho ancora un botto di crescita davanti e quindi con l'umiltà che mi contraddistingue continuerò a farlo. Cos'è che potrebbe, ultimissima domanda, cos'è che potrebbe oggi farti nascere la curiosità? Prima dicevi, sono curioso di vedere come mi comporterei con una sfida. Quali sarebbero i parametri che ti farebbero propendere per scegliere un'altra Strada. sfida? Credo che allora, uno, mi affascina continuare a vedere come l'industria dello streaming si sta evolvendo, perché secondo me una cosa che mi sono reso conto di recente, tipo qualche mese fa, è che sono nel bel mezzo di un cambio epocale in un'industria. Cioè, prima ci sono state le televisioni come le conosciamo, poi ci sono stati i cable provider e adesso c'è lo streaming. E un discorso è fare quello che ha fatto Netflix o Amazon Prime, che hai dei video on demand e puoi vedere quello che vuoi. Ma qua stiamo parlando di live streaming. Quindi stiamo cambiando il modello di Certo. un'intera industria. Il fatto che la Champions League adesso sarà in Germania solo su un mondo OTT è un sintomo importante. Significa che nei prossimi 10 anni probabilmente non sarà più come non lo immaginiamo, lo stiamo vivendo in questi giorni o come siamo Certo, cresciuti in certo, questa certo. casa, ma sarà qualcosa e non credo che ho mai avuto la possibilità di vedere il cambio in un'industria. E perciò vorrei rimanere in questa industria, decisamente, e poi vorrei provare a riapplicare, magari facendo meno errori e applicando, diciamo, tutti gli insegnamenti che ho avuto in Cortisone, anche su altre parti. Ok, beh, ci sta alla grande. Niente, io direi che abbiamo parlato abbastanza, abbiamo scoperto un bel po' di cose di te e di DAZN. E ti ringrazio del tuo tempo, ti ringrazio di aver condiviso con anche i developer italiani il tuo modo di pensare e la tua filosofia. E quindi, niente, ti saluto e Grazie grazie ancora mille. del. Ciao Luca. Alla prossima. Ciao.